Odio il movimento che scompone le linee. Non piango mai, non rido mai. Non fare una piega. Esserne una delle infinite molteplici. Occupare uno spazio-tempo, affrontare il vuoto. Era un uomo bianco, bianca la faccia e bianche le mani. Bianco come uno spettro il suo spirito, la sua anima, o come volete chiamarla. Viveva nel continuo timore che capitasse qualcosa per cui o la faccia o una qualunque altra parte del suo corpo prendesse un po' di colore. Il mondo è uno sciabordio, un rumore e una bruma, una danza di pulviscoli impalpabili. È uno stato di morte e di catalessi. È come se il suo fondo fosse costituito da un'infinità di piccole pieghe che non smettono di farsi e disfarsi in ogni direzione. Per questo aveva poche idee, pochissime sensazioni ed emozioni ancora meno. Nulla, grazie ad un lungo esercizio, poteva farlo arrossire. Era un maniaco, però nessuno, a causa della sua straordinaria mitezza, pensò mai a rinchiuderlo in manicomio. Questa venerazione per le cose bianche era in realtà molto strana e finì con l'avere un notevole e pernicioso effetto sulla sua stessa vita. Si lavava col latte, indossava solo vestiti bianchi, calze bianche, cappelli bianchi di Panama. Prese moglie, ma solo a matrimonio avvenuto poté comunicarle tutto il suo complicato rapporto con il bianco. Sapeva di non poter pretendere che lei lo seguisse nella bianca tradizione. In realtà lei cercò spesso di mischiarsi nel suo candore, ma lui non le prestò attenzione. Era un uomo tranquillo, paziente, quasi mansueto, quasi dolce, quasi un cristiano, quasi quasi tutte queste cose. Però insieme litigavano molto spesso, cioè litigava lei, perché lui al massimo batteva le ciglia per il timore che l'idea della sua eterna bianchezza potesse perdere il proprio incanto e mutarsi in giallo o in verde.